Dovrebbe cambiare questa situazione? Questa è la mia domanda. Onorevole Panzeri, un minuto. Grazie Presidente. Certo, qualcuno potrebbe obiettare sulle ragioni che inducono il Parlamento europeo a discutere e giudicare un provvedimento legislativo che un Parlamento democraticamente eletto come quello israeliano sta adottando. Sono obiezioni comprensibili, ma ci sono almeno due ragioni di fondo per le quali è necessaria questa discussione. La particolarità della situazione medio orientale derivante da un conflitto che dura da troppo tempo e che non riguarda solo Israele, il ruolo importante che le organizzazioni non governative svolgono in quell'area, sia sul versante degli aiuti umanitari sia su quello delle politiche di cooperazione e sviluppo. Del resto questo ruolo dovrebbe essere valutato seriamente anche dalle autorità israeliane, perché senza il lavoro di tante ONG noi avremmo una situazione di maggiore e più grave tensione in quei territori. Per questo motivo non c'è nulla di stupefacente suggerire alla Knesset, nel momento in cui intende legiferare sull'argomento, di indicare, oltre alle modifiche intervenute, due chiari obiettivi: di assicurare una trasparenza dei finanziamenti non strumentale che riguardi tutti i soggetti, comprese ad esempio le organizzazioni come quella dei coloni, di rendere possibile nel concreto il lavoro di tante ONG, un lavoro importante anche per il futuro degli stessi negoziati di pace. Grazie. Onorevole Essaia, per due minuti. Grazie Presidente. Il principio di questa bozza di legge è di fornire un'informativa sui finanziamenti esteri, ma c'è un problema di trasparenza? Spero di no,